Assolutamente, dicendo che Genova si rimboccò le maniche e si rialzò da sola, ma senza gli interventi di manutenzione e tutela del territorio è destinata a subire ciclicamente la stessa sorte. Grazie. Sì, grazie, deputato Valenta. Ha chiesto di parlare il deputato Stumpo, prego, ne ha facoltà. 2 minuti anche lei. Grazie signor Presidente, colleghi deputati. Oggi, 5 novembre, a 20 anni da quando fu istituito il commissariamento dei rifiuti in Campania, l'onorevole Di Maio ha voluto cogliere l'occasione per fare un po' di propaganda a buon mercato su un tema così delicato e serio come quello dei rifiuti in Campania. Conosciamo le finalità di un simile intervento: mostrare muscoli, alzare la voce, alimentare polveroni, apparire sui social network. Le nostre preoccupazioni invece sono sempre state altre, rivolte alla serietà dei problemi e anche alla difficoltà di affrontarli e risolverli. Mai, tuttavia, anche quando non avevamo responsabilità di governo nazionale o locale, abbiamo affrontato questi temi con la superficialità e l'arroganza dimostrata oggi dall'onorevole Di Maio. Si è confuso persino ciò che per serietà verso le nostre popolazioni, in particolare per quelle della Campania, che con tanta apprensione oggi guardano al tema, va tenuto separato. Una cosa sono i rifiuti tossici, dei traffici malavitosi e altra cosa sono i siti, i luoghi occupati da rifiuti solidi urbani. C'è bisogno di un grande piano di bonifiche che deve riguardare l'intero territorio, ma guai a non fare distinzione e presentare un pezzo così vasto e importante del territorio del nostro Paese come inquinato e destinato ad ineluttabile destino. Un piano di bonifiche per la terra dei fuochi che lo Stato deve favorire anche attraverso strumenti e risorse speciali, ma che deve innanzitutto vedere la Regione Campania protagonista con le risorse europee disponibili, una pianificazione seria e un intervento immediato, rapido, efficace, anche attraverso l'impegno delle proprie risorse strumentali. Serietà dunque, sapendo che il tema non è semplice da affrontare. Mi avvio a concludere. Serietà innanzitutto, sapendo che si tratta di affrontare questioni sulle quali molti si facevano maestri o professori. Il dato vero è che ieri il Tribunale di Napoli, dopo 7 lunghi anni, ha assolto Bassolino, a cui va il nostro sincero compiacimento, e a tutti gli altri imputati perché il fatto non sussiste. Vede, Presidente, tra le altre cose, l'onorevole Di Maio oggi ha parlato di troppe cose che non conosce. I congressi, le primarie, la democrazia, la prego, glielo consigli. Provino ad esercitarsi ancora un po' Deve su concludere. questi temi. Non bastano alcuni mi piace su Facebook per capire che la fatica per la democrazia è veramente tanta. Attendiamo con serenità di confrontarci nel merito dei provvedimenti, per questo ringraziamo il Ministro Orlando per il lavoro che sta facendo, nella speranza di riscontrare la necessità Grazie. di predisporre nei confronti. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Sibilia, che ha sempre 2 minuti. Presidente, io la ringrazio, semplicemente intervengo perché devo difendere questo vile attacco vigliacco nei confronti di un deputato che in questo momento è assente e che il PD avrebbe potuto tranquillamente rispondere a seguito del suo intervento in aula dal momento che è intervenuto subito dopo il deputato Di Maio. Non sto ad entrare nel merito perché evidentemente Stumpo, chi ha parlato e chi ha parlato anche oggi in aula, Borghi, non sono deputati campani.